Ciao tesori, benvenuti in un nuovo video. Questo è il mio video su questo look di San Valentino, che io farò anche a San Valentino. È un look molto normale, molto semplice, soprattutto gli occhi sono un sottospecie di smokey eyes, diciamo, alla lontana, alla larga, diciamo un po' reinventato, però comunque è molto veloce e soprattutto resistente, perché ho usato molto Fix Plus, che dopo vi farò vedere nella realizzazione, perché il Fix, sì, tranne questo che ce l'ha messo Lara, comunque il Fix Plus mi aiuta tantissimo a mantenere il trucco per tutto il giorno, e quando lo unisco, come vedete nel tutorial, ad alcuni ombretti, mi mantiene proprio l'ombretto talmente tanto lì, che sta proprio lì fermo, che mi si mantiene poi per tutta la giornata. E io credo che il giorno di San Valentino lavorerò, quindi tornata a casa, che poi sta con chiaramente il mio nuovo compagno, con Valentino, dovrà tenermi ancora il trucco. Quindi insomma ho fatto un trucco, che quello che farò veramente il giorno di San Valentino, e l'ho fatto insomma così. Poi, come vedete, ho fatto i capelli, però li ho fatti di corsa, quindi non sono venuti benissimo, perché sono anche da lavare in questo momento i capelli, dopo mi vado a fare la doccia direttamente. Però insomma l'idea è questa, comunque da fare, e sicuramente me li farò mossi quel giorno. Era pure la prima volta che me li facevo da Mora, e mi sembra strana, e oltretutto era la prima volta che lo facevo con queste nuove extension che ho su, quindi ci devo prendere un pochino la mano, perché sono lunghezze diverse, insomma un pochino di cose diverse. Però spero tanto che vi piaccia. Fatemi sapere qua sotto se vi piacciono con i capelli mossi, se vi piace chiaramente questo make up, e fatemi sapere se lo riproducerete, sì, se lo riprodurrete anche voi, se lo realizzerete anche voi. E niente, io vi mando veramente un grosso grosso bacio. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Con la palettina Nude Look di Valentina D vado a spruzzare un pochino di Fix Plus dentro la cialdina del nero. Si creerà un colore molto intenso, molto bello. E vado ad applicarlo. Applico anche sotto, molto velocemente. Prendo dalla palettina della Mesauda il nero, sfumo e ci rivediamo tra poco. Una volta che sto iniziando a sfumare per bene, prendo un colore un pochino più chiaro sotto l'arcata sopraccigliare e sfumo. Eyeliner super nero. Prendo un cachal nero e lo do dentro l'occhio. Sì. Ma ancora ci devo mettere gli illuminanti. Non vi dimenticate assolutamente l'illuminante. A me piace molto l'effetto bianco, però se volete voi chiaramente sfumate di più. Io lo faccio perché è un gusto personale, ovviamente. E poi vado a mettere un pochino di blush caldo. Mi concentro molto su questa parte del viso, perché io chiaramente devo andare a sfinarlo un pochino. Però voi, insomma, vedete le vostre necessità. Se siete già molto magri di viso, non mettetelo più qua, ma più sulla guancia, perché così vi farà un pochino più di guanciotte piene. Regolatevi voi, insomma. Questo è il look, e adesso passiamo ai capelli. Capelli, capelli, capelli. Allora, per realizzare i miei capelli ondulati, mossi, ma non troppo, vado prima di tutto a realizzare una coda molto alta che parta quasi da qua sopra, quindi un secondo e torno. Adesso vi sembrerò una deficiente, però serve per il risultato finale. Oh mio Dio, così sembra Wilbush quando faceva gli emo. Comunque, vado ad utilizzare questo, questo come, come si chiama, come iron mi viene, come piastra insomma, come ferro. Vado a pettinarli con la mia spazzola per extension, ok, e inizio prima da questi, e vado semplicemente ad arrotolare i capelli intorno. Comunque, nel frattempo che mi faccio i capelli, vi volevo dire giusto una cosina.
Dopo il video di ieri, che io ho pubblicato ieri, poi non so per voi di quando è l'ultimo get ready che ho fatto, insomma, nel quale in diretta mi è arrivato un messaggio di una ragazza. Vabbè, a parte che ci sono state quelle che hanno detto, hai inventato tutto, ma come facevo a inventare tutto? Cioè, stavo per andare al lavoro, non avrei manco avuto il tempo materiale di fare la... Cioè, di organizzare poi che cosa? Dovevo dire tipo a Valentino, mandami un messaggio, crea un altro contatto con la scritta Sofia e mandami soltanto questo messaggio. Cioè, no, sarebbe stato assurdo. Quindi, cioè, no. E niente, quindi poi mi ha fatto anche un audio e non ve lo faccio sentire per rispetto suo, però cioè, vi vorrei provare che è un'altra persona, cioè non sono io. Cioè, ma anche perché ragazze, cioè, ma alla mia età mi metto a fare queste cose, ma, cioè, ma chi se ne frega, no? Vabbè, comunque, a parte questo, moltissime hanno detto, vabbè, ma allora fatti un numero soltanto per le fan, tra virgolette, per me siete tesori e basta, non siete fan. Però molti mi hanno detto fatti un numero solo per le fan, ma ragazze non lo potrei mai fare, cioè non potrei proprio. Voi immaginatevi quanti messaggi ho io su Facebook, Instagram, cioè è lo stesso concetto per il quale io non accetto sul mio profilo Facebook privato. Cioè io sul privato ho 3 miliardi e mezzo di richieste al giorno a cui io devo dire rifiuta, perché non posso avere anche persone lì, perché sul privato poi ho amici e parenti privati, chiaramente, quelli della vita privata. Quindi non mi va di accettare richieste d'amicizia là sopra, non faccio eccezioni a nessuno. E voi già siete su email, per email, su Facebook, Instagram, Periscope, Twitter. Cioè, ho veramente dappertutto, io ecco perché vi dico, seguitemi sui social, perché lì veramente cerco di parlarvi quanto più posso, anche sul direct di Instagram. Con alcune di voi ho fatto proprio delle lunghe chiacchierate quando posso. Dovessi stare anche con WhatsApp, cioè anche su WhatsApp io impazzirei, perché se poi le persone che hanno WhatsApp non è che si fermano a WhatsApp, le persone poi iniziano a chiamare, iniziano a dare milioni e milioni di messaggi. Cioè, è proprio una cosa che non si può fare, io non riuscirei più a vivere, non avrei più una mia vita praticamente così. E ovviamente non si può fare. Poi rispondo molto ai commenti sotto YouTube, così cerco di rispondere più alle critiche alcune volte, perché mi dispiace che poi magari voi tesori leggiate quello e magari vi fate un'altra idea di me, e mi dispiace perché la maggior parte delle persone si inventano le cose o sono cattive così. Come ieri che è uscito il discorso per forza che devo per forza dire se ho qualifico o meno per lavorare in farmacia. Se ci lavoro c'è un perché, stop, io non devo dire niente a nessuno, ma non perché non ce l'ho o perché ce l'ho, semplicemente perché io non devo dare spiegazioni. Io questa soddisfazione sinceramente non gliela darò mai, quindi non lo saprete mai. Perché non mi va proprio di darle soddisfazione a persone che comunque per me sono zero. I miei tesori invece ovviamente una volta che vengono in farmacia poi sanno tutto, lo sanno, quello che succede, quello che non succede e basta così. Vado a prendere un attimo la latta. Eccomi qui, spruzzo un pochino di latta e tolgo il lastico. Quindi ragazzi, insomma, a me non va per niente di dare soddisfazioni a persone che non ne vale la pena. E quindi niente, io sono contenta di quello che sto facendo, però ecco appunto, purtroppo per voi tesori non riuscirò mai a fare un numero solo per voi, perché sarebbe impossibile per me gestirlo. Cioè non c'è youtuber che riuscirebbe. E io ieri, divertendomi perché stavo ridendo, sinceramente, ce l'ho proprio mandata a più di una, perché non si può fare. Cioè io sono buona e cara, ma con chi se lo merita? Cioè le persone così che devono per forza dire no, tu non hai, tu non puoi, ma che te frega a te, ma è la mia vita, ma lasciami fare, ma che sei il mio capo, che stai in farmacia? No, quindi basta. Cioè oltretutto io non è che sistemo roba in farmacia, io sono la truccatrice in farmacia, sono truccatrice. Truccatrice addetta alle vendite per quanto riguarda creme, make-up e così. Quindi, cioè, non capisco proprio il vostro problema. Cioè, è assurdo proprio. Non manco che foste il mio cavo. Cioè, se mi hanno presa è perché potevano prendermi. Stop, punto.
Poi, cioè, io veramente, io dico sta cosa, le persone sono anche molto, cioè, secondo me, no, se io, cioè, quando non avevo ancora un lavoro di questo genere, quindi avevo soltanto il lavoro online, che ne ho ancora più di uno online, di cui chiaramente non vi parlo, a parte YouTube e a parte Glamour, ma per il resto non ve ne parlo, perché non mi interessa parlare, insomma, sapete, le cattiverie sono tante, quindi non mi interessa. Magari leggerete cose mie e poi non lo saprete mai, anche later. Ah. Comunque, a parte questo, ho più di un lavoro, non solo di scrittura, ho proprio tanti lavori su online. Sono tutti dei lavori che avevo anche prima di avere anche Lara, qualcuno. E finché non ho detto che lavoravo in un posto invece, tra virgolette, reale, quindi dove mi devo alzare e andare, camminare con i miei piedini per arrivarci, roba che poi si fa pure con quelli online, non mi credete, però vabbè, a parte questo, prima di tutto questo avevo persone che mi dicevano: ma vai a lavorare, mantenuta, mai stata mantenuta, però vabbè, che qui nel mio quartiere le case costano troppo per noi, ecco perché non ce le possiamo permettere ancora, però dateci poco poco altro di tempo e chiaramente ce ne andremo anche di casa, come ovvio, come vogliamo da tempo. Però le persone comunque mi dicevano: mantenuta, mantenuta. Ok, adesso che ho un lavoro, ecco, hai un lavoro, chissà se hai la qualifica per farlo, non dovresti farlo. Cioè, ragazzi, non la voglio né cotta né cruda. Cioè, se uno non lavorasse, mantenuta, se lavora, fai schifo, togli lavoro anche, mi è stato detto anche togli lavoro a chi ha più cose di te, cioè, roba dell'altro mondo davvero. Vabbè, comunque. Questo è il risultato finale, poi li devo aggiustare ancora un pochino, adesso vado un pochino di fretta, così vedete meglio. Gli ho dato soltanto un po' di movimento, gli ho dato soltanto un pochino di movimento, un po' di volume, niente di trascendentale. Questo è il look finale senza gli occhiali e niente, io spero che vi possa piacere, spero che il mio look di San Valentino vi piacerà, è veramente il look che farò a San Valentino, quindi è proprio questo, e come orecchini credo proprio che metterò questi che mi erano stati inviati da una collaborazione che ho fatto, non mi ricordo quale, però se me la ricordo ve lo lascio nell'info box. Comunque questo qui, credo anche che mi metterò questa magliettina, e quindi niente, io spero veramente che questo look vi sia piaciuto, spero che vi piaccia il make-up. Come vedete il make-up è molto normale, quindi è proprio quello che farò io a San Valentino. Quindi niente, vi mando un grosso grosso bacio. Ah, PS, per chi ha seguito la live su Periscope con Valentino, mi sa tanto che a San Valentino ci ordineremo il cinese a casa e non vedo l'ora, è una cosa che mi piace tantissimo fare. Quindi niente, spero che vi sarà piaciuto anche il video divertente sui 5 tipi di donne a San Valentino. E niente, vi mando un grosso grosso bacio, se ancora non le fate iscrivetevi al canale, seguimi su tutti i social e stalkerizzami, perché io stalkerizzo te. Tu stalkerizzi me, io stalkerizzo te. Ciao!